Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale Ai Caterpie. Quest'oggi nella puntata di Deck Upgrade andiamo a vedere il mazzo tematico di Blastoise, cannone torrenziale. Prima però, sigla. Bene ragazzi, una volta comprato e aperto il mazzo cannone torrenziale, ecco esattamente come si presenterà a voi. Esattamente come abbiamo fatto per gli scorsi video, anche questa volta voglio farvi vedere come viene offerto a voi il mazzo e come invece viene modificato. Dunque, all'interno del mazzo sono presenti due fasi evolutive, quindi un Pidgeot e un Blastoise, c'è un Golduck e il Farfetch'd, che abbiamo già visto in realtà per il mazzo di Charizard. Il Blastoise su cui è basato il mazzo è questo. Cosa fa il potere? Guarda le prime 6 carte dal mazzo, tutte le energie che ci sono le puoi assegnare ai tuoi Pokémon come vuoi, tutte le energie acqua, ok? Per cui di fatto abbiamo questo Pokémon che carica le energie. È una cosa molto utile, sebbene i fase 2 normalmente non siano tra i più forti del formato in questo momento, avere un Pokémon che carica le energie è sicuramente qualcosa di positivo. In più, in aggiunta, completamente ignorando questo Pidgeot, andiamo a vedere invece il PG8, perché il PG8, pur essendo semplicemente un fase 1, quindi non una linea evolutiva completa, dice: una volta per turno puoi guardare le prime 2 carte dal mazzo, sceglierne una, metterla in mano e mettere l'altra in fondo al mazzo. Questa è una carta che a cui sono particolarmente affezionato, ho fatto quasi un'intera stagione con questa carta e quando era uscita era particolarmente forte. Ora PG8 non è il massimo perché è uscito il Cincino che fa la cosa praticamente simile ma meglio. Tuttavia per il potenziamento del mazzo prendo ancora il PG8 come base e poi più avanti quando e se avrete Cincino da sostituire sentitevi liberi di farlo. Il mazzo per cui sfrutterà moltissimo i PG8 per settarsi, quindi per pescare carte, per far sì che il mazzo sia quanto più consistente possibile, quindi che funzioni, ok? Cercare di mettere in campo almeno un Blastoise per poter assegnare energie, dopodiché vedrete che ci sarà un attaccante, perché il Golduck, che fa 90, non è esattamente la mia scelta migliore dal punto di vista dell'attacco. Per quanto riguarda gli addestramenti di energie, 20 energie sono sicuramente tante e ci sono tutta una serie di energie, come già è capitato negli scorsi mazzi, che non sono più in formato standard. Per cui questa è la lista, esattamente come abbiamo fatto per gli altri video, la prendiamo e la andiamo a cambiare in qualcosa di questo genere. Per cui è molto simile ma allo stesso tempo molto diverso. Come potete vedere il PG8 è rimasto, è una linea 4-4 di PG8, quindi qualcosa su cui io faccio molto affidamento. Il Blastoise nuovamente è rimasto, una linea 4-0-3. Se non sapete come leggere queste linee evolutive, tornate indietro ai primi deck upgrade, perché lì, soprattutto nel primo, viene spiegato. Una linea 4-0-3 Blastoise con 3 copie di caramelle rare. Ho scelto come attaccante del mazzo un Pokémon base che è Black Kyurem. Che cosa fa Black Kyurem? Con 4 energie sono 100 danni. Se hai una stadio in gioco, questo attacco fa altri 100 danni. Mi sono messo lì a studiare un attimino quali potevano essere gli eventuali Pokémon migliori da abbinare a questo Blastoise e ho scelto alla fine questo Kyurem. Penso sia un buon compromesso. È un Pokémon che dà soltanto un premio ed è in grado di fare davvero tanti danni. Come stadio, dato che l'attacco dice se noi abbiamo una stadio in gioco, ho scelto di mettere 3 copie di Chaotic Swell. Che cosa fa Chaotic Swell? Quando l'avversario gioca una stadio, scarta quella stadio insieme a questa. Normalmente ogni tipo di stadio, a parte questa ovviamente, quando è in gioco, se ne arriva un'altra diversa, viene scartata e arriva quella nuova. Con una tripla copia di Chaotic Swell, immaginate che l'avversario ha anche lui 3 stadio. Mettiamo in campo una Chaotic, la sua sparisce. Per cui nel momento in cui lui vorrà mettere un'altra stadio, se gliela cambiamo con la Chaotic, sparisce di nuovo. Il conto a livello di stadio dovrebbe alla fine della fiera essere positivo per noi, soprattutto se lasciamo l'avversario mettere in campo la prima.
potete aggiungere la quarta copia se tre copie non vi sembrano sufficienti. Comunque il mazzo si basa su di quello, per cui la quarta copia può assolutamente starci. E giocare tante copie, contando che anche l'avversario potrebbe giocare la Chaos, ci permette di averla verosimilmente prima di lui in campo. Per cui 3/4 copie, vedete voi come vi sentite più comodi. Abbiamo inoltre alcune novità dal punto di vista delle supporter. Prima di arrivare ai supporter, i modi per cercare i Pokémon sono 4 Quick Ball, le abbiamo già abbondantemente viste, 3 Evolution, anche questi già visti, 3 Communication, prendi un Pokémon che hai in mano e lo cambi con uno di quelli che hai nel mazzo. Sono molto comodi, sono ben 10 carte per andare a cercare Pokémon, sono davvero tanti, soprattutto contando che i PG8 dovrebbero aiutarci a far girare il mazzo. Oltre alle 4 Research, che oramai sono, penso l'abbiate capito, un must in ogni mazzo, 4 copie, a meno che non state giocando un mazzo Weather, saranno carte che voi vedrete quasi sempre giocare. Una carta che non vedete spesso e che non ho ancora scelto di mostrare è la Mary Marnie. Che cosa fa? Entrambi i giocatori mischiano la propria mano nel mazzo, dopodiché noi peschiamo 5, l'avversario pesca 4. Normalmente ho scelto di non mostrare questa carta perché la reputo molto antipatica, un'arma a doppio taglio e odio vedermela giocare contro. Tuttavia, in un mazzo che gioca in PG8 e che quindi già ha una sua stabilità di base sia per cercare le carte sia col blasto per cercare le energie, penso che Marnie sia la carta più appropriata da giocare. 3 copie di Boss Order per andare a chiamare davanti e una copia di Brock per andare a recuperare alcuni Pokémon o alcune delle 13 energie che abbiamo nel mazzo. Il mazzo di base è molto simile a quello di partenza. I PG8 e Blastoise, gli 8 inutili, sono esattamente le stesse carte. Se avete fatto anche soltanto uno dei deck upgrade precedenti, avrete già in mano la maggior parte di queste carte, che sono i modi per cercare i Pokémon, le research, i boss order, eccetera. Le uniche due vere novità sono la Marnie e Black Kyurem, che dovrete andare in qualche modo a recuperare. Le Marnie sono uscite nel nuovo, penso o nel Trainer Toolkit o nel mazzo di ADP, insomma, per cui sono già uscite, stessa cosa per i boss order, per cui mi aspetto che il loro prezzo si abbassi davvero tanto. Se volete andare a prendere, potete direttamente acquistarle quelle, trovate i codici su Pokémon Store che vi danno sicuramente moltissime di queste carte. Ma se volete partire completamente da zero, comunque vi posso permettermi di consigliarvi queste carte, perché con tutte le uscite che stanno facendo, mi aspetto che il loro prezzo si abbassi sempre di più e che arrivi assolutamente a essere alla portata. Se non due carte per una busta, almeno l'una per una dovremmo arrivare. Per cui doppio mazzo tematico, avete la maggior parte di queste carte più i pochi Pokémon estamenti che mancano, ed ecco pronto a voi un mazzo tematico acqua cannone torrenziale, per cui Blastoise e PG8. Ciao Caterpies, questo canale è sponsorizzato da Pokémon Store, il negozio numero uno online per l'acquisto di codici per il gioco di carte collezionabili Pokémon. Sul sito che vedete in sovrimpressione trovate tutti i codici disponibili sul mercato, incluso il nuovo set Vivid Voltage che è già disponibile. Perché scegliere Pokémon Store? Per 3 semplici motivi. I codici ci sono sempre disponibili, vi arrivano direttamente via mail senza che voi dobbiate aspettare nulla, e in più tramite il redeemer automatico li potete inserire direttamente nel gioco online così. In più, in aggiunta, con il codice iCaterpie avrete diritto al 5% di sconto sull'acquisto di tutti i codici che potete prendere su questo sito. Cosa state aspettando? Scegliete subito Pokémon Store. Sauro, bella zio! Allora, andiamo a provare questo cannone torrenziale. Che nome! Allora, vedo un bel Flareon, dai che magari è un mazzo fuoco. Per una volta posso sfruttare la debolezza. Ah, sceglie chi va per primo. Inizia lui. Magari non è un mazzo fuoco. Allora. Brutto il pensiero di scartare questo doppio PG8. Però abbiamo comunque altri due PG8. Ho comunque il Brock per recuperarli. Ovviamente è un sacrificio che sono ben disposto a fare. Kyurem davanti e Squirtle dietro. Charizard è effettivamente un mazzo fuoco, non capisco perché non sia partito per secondo, magari non giochi Volcanio.
magari un Mewtwo Welder. Non mi ricordo cosa fa Blastoise. 100... 150. Itran nel mazzo con una communication. Prende Jirachi. Sono molto confuso. Switch per Jirachi, Cherish, Dedenne. Ninetales. Quindi sto giocando contro un Reshizard. Molto vecchia. Oh, vecchio stile. Va bene, vediamo se riusciremo a portare a casa questa partita. Dunque, Quick Ball scarta Jirachi. Prende Vulpix. Il pensiero che possa farmi fuori gli Squirtle mi preoccupa davvero tanto. Però gli servono davvero tante energie in questo momento per farlo, per cui... Ok, vediamo un po'. Questo è utile. Questa la mettiamo qua. Research. Allora, alcune cose buone, altre meno. Questo Squirtle è sicuramente una cosa buona. Questo fa 150. Per cui in questo momento questi due sono assolutamente dei KO interessanti che si possono tirare fuori. Non vorrei scartare nessuna delle altre in realtà. Però mi tocca per andare a prendere il Pidgey per poter mettere giù il Pidgeotto. Queste sono le carte che mi fanno settare, per cui non posso farne a meno. Ah, la cosa migliore che mi può capitare, che lui adesso ritiri questo Jirachi, mandi avanti Charizard e mi ammazza il Fuel. Questa è la cosa migliore che mi può capitare, perché io con il Blastoise faccio il capo. Zigzagoon per mettere 10 danni a Squirtle. Attenzione. I sogni sono desideri. Doppio resistamp buttato. Ottimo, perché in realtà lui non sapeva, ma io ho un'ottima mano. Energia davanti. Pescato un altro Squirtle. C'è un altro boss sotto. Allora, se trovo un po' di energie qua posso fare male. Caramella rara Squirtle, perché ha già meno energie. I 10 danni non mi cambiano niente. Powerful Squall. Oh! Una, due, tre. Attenzione! Allora, il Blastoise della vita l'abbiamo appena fatto? Abbiamo appena sparato al T2, mi sembra? 400 danni addosso a un Charizard? Assolutamente sì! Boom! GG! Allora, sono una brutta persona e approfitto di questa vittoria per chiudere qua. Assolutamente sì, buon per me, ve l'ho detto, io una volta che mi porto a casa la mia vittoria, indipendentemente da quello che è, si porta a casa. Soprattutto perché comunque quello che deve fare il mazzo è questo, ok? Pokémon attivo, Blastoise in panchina, carica davanti e continui così. Tutti i mazzi che vi sto proponendo sono mazzi semplici per ora, più avanti arriveranno anche dei deck upgrade più complicati. Per il momento però parto dal presupposto che se siete interessati a questa serie è perché vi state avvicinando al gioco e non avete tante carte o tanta esperienza, per cui i mazzi che vi sto proponendo devono essere economici, semplici, ma non per questo una merda. Per cui questo mazzo secondo me è interessante, ha delle buone possibilità. Questo Kyurem comunque è meno a 200 danni. È vero, al mazzo manca molto per essere veloce e consistente come le altre mazzi che ci sono in formato. È vero, ma partite dal presupposto che il mazzo arriva da dei mazzi tematici, per cui è normale che sia un po' più indietro in termini di velocità. Raga, abbiamo appena fatto comunque 400 danni al T2 con un Cure. E non è poco.
Ale, ma il video è durato poco, la partita è durata poco. Raga, siete voi che dovete andare a giocare questo mazzo. Io ve lo devo semplicemente proporre. Le partite che fate e che farete con questo e con gli altri mazzi serviranno a voi per arricchire il più possibile quella che è la vostra esperienza e iniziare a fare i primi passi all'interno del gioco. Con questa puntata di Deck Upgrade abbiamo finito, anche questo mazzo di cannone torrenziale l'abbiamo visto e tra 2 settimane arriverà la prossima puntata. Spero che il mazzo e il video vi siano piaciuti, così fosse mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto col prossimo video, tutte le sere in live su YouTube. Ciao Catechist!